Siamo in compagnia di Filippo Mazzoli della Marignanese. Che dire, una partita fantastica. Sì, dai, abbiamo fatto una bella partita. Loro sapevano che erano una buona squadra, sapevano che ci potevano mettere in difficoltà, però soprattutto il primo tempo li abbiamo tenuti nella loro metà campo, abbiamo quasi sempre giocato noi e non abbiamo corso nessun pericolo, a parte il secondo tempo, un pallone su Montanaro, se no siamo stati bravi, sia davanti che dietro, abbiamo fatto una bella partita e dai, siamo contenti, molto. Io ti considero un po' il Lecchiellini della Juventus, sei sempre dappertutto, nell'aria, fuori, nelle fasce, quindi determinante come lui, giusto? No, magari tifo anche Juventus, magari. No, grazie anche a Iachi, Liera, Sarto, Simo, Politi, Pasqui, tutti. Io cerco di fare il mio, dopo con l'aiuto di tutti, le punte, i centrocampisti, difendiamo tutti, attacchiamo tutti. Siamo tutti bravi e per adesso sta andando bene. Speriamo di andare avanti così. Spieghi un po' il segreto di questa squadra? Ma sicuramente il mister è una grande persona. Noi siamo un grande gruppo e adesso ancora siamo all'inizio, però chi ben comincia a metà dell'opera, quindi dai, speriamo di continuare così e di ripetere queste prestazioni anche fuori casa, oltre che in casa, visto che in casa insomma, abbiamo vinto quasi tutte, siamo sempre andati bene. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, quindi squadra compatta, il mister che vi fa lavorare benissimo in settimana, quindi questo diciamo è un po' l'ingrediente completo della squadra che oggi è ancora in testa e a 20 punti, meritatissimi, e quindi ti faccio i complimenti. Domenica però abbiamo un'altra bella battaglia, giusto? Sì, domenica giochiamo in casa con il Bachia, giusto? E sappiamo che anche loro sono una buona squadra, però noi rispetto per tutti, però paura di nessuno, quindi la prepariamo bene col mister, con tutti noi, tutti i ragazzi, e poi domenica vediamo cosa viene fuori. Siamo in compagnia di Daniele Santoni, l'attaccante ormai proficuo della Marignanese, 6 gol nel suo attivo, 3 in Coppa, 3 in campionato, ti faccio i complimenti. Grazie, questi 6 gol sicuramente sono dovuti grazie a tutto il gruppo che abbiamo creato, lavoriamo ogni giorno al 100% cercando in campo di mettere tutto quello che proviamo in allenamento. Assolutamente, infatti vi vedo una squadra compattissima, unita, che si vuol bene, che esce anche a mangiare fuori la sera qualche volta, quindi vi faccio i complimenti appunto per questo bel gruppo che il mister Mancini ha sicuramente anche messo del suo, ma comunque già da soli siete stati bravissimi, no? A creare appunto questo insieme di tante bellissime cose che state realizzando in questo campionato, anche se soltanto all'inizio, ma comunque sicuramente bello. In questa sera a chi ti vuoi dedicare il tuo gol? No, sicuramente a tutta la società che non ci fa mai mancare niente, anzi, poi ai due mister che ogni allenamento ci tirano fuori tutto quello che abbiamo per migliorare ogni volta sempre di più e trasmetterlo in campo quando è ora di tirar fuori i cosiddetti attributi. 8 risultati ultimi consecutivi, dove volete arrivare? Il nostro obiettivo e fa sempre meglio, sicuramente in testa nostra abbiamo i playoff e cercheremo di domenica in domenica di raggiungere questo obiettivo. Basteranno i playoff oppure siete già abbastanza avanti? Per adesso pensiamo ai playoff, poi quello che viene di più è sempre ben accetto, insomma, dai. Ho fatto una battuta, infatti, dai. Ascolta Daniele, nel futuro, quindi cosa avete oltre anche il campionato? Quindi avete anche la Coppa, siete anche messi bene anche in quella, giusto? Sì, noi puntiamo sia sul campionato che sulla Coppa. Adesso prima pensiamo al campionato, poi fra due mercoledì, quando è ora di pensare alla Coppa, penseremo anche alla Coppa. Un'armata domenica vi aspetta qui a San Giovanni, il Bachia. Sì, domenica arriva a Bachia e in questi giorni prepareremo la partita al meglio, grazie anche al mister e al suo vice. E sicuramente ci faremo trovare pronti per questa bella battaglia.